L'autonomia differenziata, insomma, è un provvedimento che unisce l'Italia, che combatte le disparità, che rende la nazione più forte e più giusta su tutto il territorio nazionale. È un'autonomia che spacca in due il paese. Non si può avviare alcun iter di autonomia differenziata senza che prima non siano stati stabiliti i LEP. Alle regioni che chiederanno l'autonomia potranno essere trasferite funzioni per l'erogazione di determinate competenze aggiuntive solo dopo che siano stati definiti questi livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, che siano stati calcolati i costi per sostenere questi livelli essenziali di prestazione in ogni regione e che siano state attribuite le risorse necessarie a garantirli. Qualora l'individuazione dei LEP determini ulteriori oneri per la finanza pubblica, la legge è anche tenuta a finanziarli. Ho sentito quello che dice Giorgia Meloni. È peccato che cozza contro la verità dei fatti, perché non si è mai vista una sedicente patriota che spacca in due il paese con una riforma dell'autonomia differenziata fatta senza mettere un euro. I livelli essenziali sono stabiliti e finanziati dallo Stato e nessuna regione, né quelle ordinarie né quelle che accedono a forme di autonomia, possono violarli o prevedere condizioni peggiorative. Questo lo introduce la norma sull'autonomia. Che cosa vuol dire? Vuol dire fotografare le diseguaglianze territoriali pesantissime che il sud e le aree interne di questo paese hanno già pagato troppo e portarle avanti, anzi aumentarle. Perché in fondo l'autonomia differenziata è stata prevista soprattutto per responsabilizzare le regioni. Ancora, diciamo, cercano di celare la verità. Ricordo che l'autonomia differenziata ha un nome tecnico, ma nella sua sostanza vuole dire certificare che ci sono cittadine di serie A e cittadini di serie B, pazienti di serie A e pazienti di serie B quando c'è già una forte migrazione sanitaria dalle regioni del sud verso gli ospedali del centro e del nord. La piena attuazione dell'autonomia differenziata è un percorso che si andrà a definire nei prossimi anni. Se sarà fatta bene o se penalizzerà qualcuno a vantaggio di qualcun altro dipenderà di fatto dalle azioni di regioni, governo e Parlamento nei prossimi anni. La riforma che loro hanno provato, non hanno provato nemmeno a nasconderla sotto altre, diciamo, forme, non hanno nemmeno provato a fingere che non fosse ancora l'antico disegno secessionista della Lega. Per questo in aula, intervenendo l'altra mattina, dopo che ci hanno tenuto tutta la notte, forse perché si vergognavano a far vedere di giorno al paese quello che stavano votando, nel mio intervento ho detto che a questo punto suggerisco a Fratelli d'Italia di cambiare il nome in Brandelli d'Italia o Fratelli di Mezza Italia, visto che la stanno spaccando in due. Questo siamo noi, patrioti. Patrioti che sanno quale sia il verso della bandiera tricolore quando la sventolano e che lavorano perché tutti i cittadini di questa nazione abbiano gli stessi diritti e le stesse opportunità, dimostrando che si sarebbe potuto fare anche prima. Forse lo sa anche l'opposizione, forse per questo sono così nervosi e usano irresponsabili toni da guerra civile, perché non hanno argomenti nel merito. Ditemi voi, che siete qui presenti, giornalisti e giornaliste professionisti, se questi sono toni da guerra civile. Io davvero, l'ho detto già in un'altra occasione, non so che, diciamo, a chi si riferisca Giorgia Meloni, ma noi stiamo facendo tutta una battaglia su argomenti di merito contro le loro riforme. Non ce n'è una a cui, accanto alla critica, non abbiamo proposto una strada alternativa. Ecco, quindi da questo punto di vista, capisco che sia difficile accettare la sconfitta sonora di ieri con il 6-0 nei capoluoghi di regione e le sconfitte in tutti gli altri comuni, e capisco pure il tentativo di far parlare d'altro. Io penso che le parole e i modi violenti che usa la sinistra, non solo sull'autonomia, ma su tutte le riforme portate avanti da questo governo, non siano in fondo altro che una difesa disperata dello status quo. Fa molto sorridere, no? Quando mi dice che vogliamo difendere lo status quo. Del resto ho proprio la faccia di una da status quo, io, no?